Elena, possiamo dire che la televisione è donna, ma se ne devono ancora accorgere tutti? Scusa, non ho capito. Possiamo dire che la televisione è donna, ma qualcuno se ne deve ancora accorgere? Ma sai, voglio dire, è dura lasciare i posti di potere, cioè il famoso, quello che chiamano il soffitto di cristallo, no? Nel senso che poi comunque in certi posti apicali, come sappiamo, è dura arrivarci, come sapete anche voi giornaliste, ci sono tantissime giornaliste brave, nessun direttore di giornale importante, no? Ci sono donne in tutti i campi, nella medicina c'è una quantità di donne straordinarie, ma i primari sono tutti maschi, quindi fatevi una domanda. Quindi piano piano però, no? Dicendo passo passo, ci vuole tempo, nessuno è disposto a lasciare una posizione comoda. Ai palinsesti Rai hai detto che ancora non sapevate nulla della vostra trasmissione, adesso invece ci puoi anticipare qualcosa della TV delle donne? Diciamo che stiamo lavorando alacremente, non a caso si chiama la TV delle ragazze e gli stati generali, perché sarà così come un po' una chiamata alle armi, un'assemblea permanente, oltre alle ragazze storiche ci saranno nuove attrici che abbiamo trovato, giovani ragazze straordinarie e poi attrici italiane che sono venute a giocare con noi e avrete delle grandi sorprese.